fin dall'antichità. Il fenomeno delle immagini sacre che piangono o sanguinano, come si spiega? Commento. Si spiega, sin dall'antichità, con la forma pensiero molto energizzata dalla massa dei fedeli, come nel caso collettivo del miracolo di San Gennaro. Nei casi singoli si può spiegare con la presenza, anche inconsapevole, di un medium, come nel caso del reverendo César Bacher. Questi, fenomeni simili iniziarono per lui dal 1911, si accorse che dalla fronte di un'immagine del Sacro Cuore, in un quadro di sua proprietà, stillavano gocce di sangue. Il sangue, analizzato per vedere se era tale, diede stranamente risultato prima negativo e poi positivo. Se il reverendo Vacher era un medium, è facile attribuire il fenomeno del sangue, prima falso e poi vero, ad un apporto simile a quello avvenuto presso il cerchio esseno e non solo. Chi scrive ha ripreso con la videocamera, subito dopo la trance dello strumento NT dell'esseno, un apporto che prima era incompleto e poi ha finito di completarsi.